tutta la stessa calzata, ma dicevo, è anche un pochino la durezza nell'intersuola, quindi non è una scarpa molto molle, molto ciccosa, però ha portato un sacco di migliorie, tra cui comunque la comodità. Di solito si dice che nella seconda versione di una scarpa la scarpa stessa o migliora completamente oppure perde l'essenza per la quale è stata creata. Per questo Rocket X Yoka sicuramente il miglioramento è stato sostanziale rispetto alla versione precedente, ossia le Carbon Rocket, che invece secondo noi erano solamente un prototipo e di cui vi abbiamo raccontato in dettaglio l'anno scorso. Ma per capirlo, veniamo come al solito alle specifiche tecniche di questa scarpa, che tra l'altro è quella che costa meno tra le scarpe con fibra di carbonio, soltanto 160 euro di listino, 210 grammi di peso sulla taglia US 9, 30 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede, come al solito drop 5. È interessante sapere tra l'altro che le scarpe Hoka, quelle che abbiamo già raccontato qui sul canale nelle settimane scorse, ossia le Rincon 2, ma anche le Clifton 7, sono scarpe che, pur sembrando delle scarpe molto ingombranti, in realtà sono scarpe che possono paradossalmente essere utilizzate in pista e in effetti World Athletic, vi allego qua sotto il dettaglio, le ha autorizzate qualche settimana fa e di conseguenza sappiate che se volete correre le gare in pista durante questa stagione primaverile e estiva, lo potete fare anche con le nostre desiderate Hoka. Come dicevamo, ci sono davvero diverse cose che mi hanno impressionato, partendo in primo luogo dalla tomaia, che è una tomaia tradizionale per quanto riguarda Hoka, in mesh 3D traspirante, davvero quasi in questo caso anche trasparente, ha una linguetta molto avvolgente, un tallone non particolarmente imbottito, ma sicuramente molto comodo. Tra l'altro, rispetto alla versione precedente, si è alzato di qualche millimetro, cosa che in effetti favorisce e rende migliore la corsa per noi quali siamo amatori. All'interno della linguetta, sui fianchi, c'è un manicotto che consente di rendere il piede davvero molto avvolgente e comunque in linea con l'utilizzo di questa scarpa, che ovviamente deve essere utilizzata solamente per le corse veloci. La Rocket X ha un'intersuola in Eva compressa e ha due strati, all'interno della quale si trova la piastra di carbonio su tutta la superficie. Nei nostri test sembra che questa scarpa sia davvero molto veloce. Resta però interessante sapere che la rigidità strutturale, come avete visto nel primo video di unboxing, che vi allego qua sopra, è molto importante e che quindi richiede questa scarpa una spinta parecchio elevata che solamente una quota parte di podisti amatori sarà in grado di realizzare. Per quanto riguarda invece la suola, è abbastanza essenziale rispetto al modello precedente, che invece aveva una suola un po' più a carro armato. Questa in effetti è composta da tre parti in gomma zigrinata, soprattutto nella parte anteriore e nella parte posteriore. Non abbiamo notato particolari problemi di grip, sappiate però che questa scarpa ovviamente deve essere utilizzata molto probabilmente solamente in pista per gli allenamenti intensi oppure in strada per corse comunque veloci. In pista bianca su superfici di sterrato sicuramente non la consigliamo, anche perché c'è in casa Oka qualcosa di sicuramente molto migliore. La scarpa ha il solito profilo metà rocker e soprattutto si estende nella parte della punta che consente al podista che utilizza questa scarpa di correre in maniera efficiente, soprattutto se la sua transizione è molto rapida e se ha la capacità di spingerla a dovere. Pensando proprio a chi possa essere in grado di spingerla a dovere, sto aspettando il commento di Andrea che sta arrivando qui a casa mia, adesso fa veramente abbastanza freddo. Appena arriva gli chiedo il suo parere, lui ci ha corso soltanto poche volte, nei prossimi giorni faremo tra l'altro ulteriori recensioni dettagliate di confronto tra tutte le scarpe e tutti i modelli in casa Oka. Adesso gli lascio la parola, vado a bermi un coffee, come al solito, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima.
Buongiorno Andrea, oggi siamo in tre, io te e il coniglio, tu ti vedo molto assorto a rispondere a tutti i tuoi followers e a coloro i quali ti chiedono come correre i 10 km sotto i 30 minuti. No, ti stai sbagliando. Mi stanno scrivendo che siccome domani avranno gara, che adesso sono iniziate le gare in pista, mi stanno chiedendo i passaggi ogni 400 o ogni 500 e stiamo facendo un po' di calcoli su questo. Questo potrebbe essere un video del canale, del secondo canale. Bonnie è comunque molto contenta, vede che ci sono delle scarpe sgargianti. Cosa ne pensi di queste Hoka Rocket X? Che sono belle, no, l'avevo già detto che erano belle, che sono una validissima alternativa alle altre ca scarpe carboniose. Direi che fanno il loro sporco lavoro per cui sono state progettate, quindi direi che sono promosse. E poi un'altra cosa che devo dire rispetto alle altre, che sono un pochino più fascianti e quindi chi ha storto un po' il naso per vecchio stampo, che voleva le scarpe un po' più durette, un pochino più precise al piede, questa qua potrebbe essere il caso loro. E secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Ma come tutte le altre scarpe con tanta suola, con tanta intersuola e con la piastra, direi che sono le scarpe per tutti, per tutte le velocità fondamentalmente. È ovvio che forse questa qua, essendo un pochino più dura delle altre, è una scarpa un pochino più prestativa, direi, è un po' meno riposante, quindi la utilizzerei per delle gare un po' più corte, dai 5 ai 10 km, anche la mezza, però a ritmi, la sfrutterei a ritmi un pochino più elevati, quindi sopra i 4 al chilometro, per dire, proprio non dà il meglio di sé. Una delle critiche che ci hanno posto, mosso, è stata il fatto che comunque tu dici sempre sotto i 75 kg, raccomandi questa scarpa sotto i 75 kg. In questo caso cosa ne dici? Sotto i 75 kg assolutamente sì, comunque è una scarpa leggera, duretta e reattiva, quindi assolutamente sì. Sopra sia sempre lì, è sicuramente più dura delle altre e meno cedevole, però davvero, cioè, la durata sarà abbastanza limitata poi, perché comunque sono scarpe tra virgolette delicate. Una delle cose che ci hanno chiesto è per quali distanze le utilizzeresti e anche a quali ritmi. Secondo me danno il meglio di loro su gare corte, 5-10 km, su asfalto assolutamente, ma anche sulla mezza maratona. Sulla maratona, boh, non lo so, sicuramente se non avessimo la possibilità di prenderci una Vapor o una Carbon X, potrebbe essere una valida alternativa. Se no è comunque meno comoda, meno riposante rispetto a una Carbon X, quindi sulla maratona la vedo un pochino più limitata rispetto all'altra carboniosa di Oca. Anche se ai trials americani del 29 febbraio 2020, ormai un secolo fa, l'atleta americana vinse i trials con 2:28 e quindi con queste scarpe, tra l'altro. Allora, lì è il discorso che facevo prima. Secondo me è una scarpa leggera e prestativa, quindi chi era abituato a una scarpa un pochino più secca, mi viene in mente la mia amica Dossena, che lei ha sempre voluto correre le maratone con la Streak. Secondo me questa qua potrebbe essere un compromesso se non fosse atleta Nike. E invece a livello di calzata, cosa dici? Stesso numero o mezzo numero in più? Guarda, per il fatto che è una scarpa molto contenitiva, molto precisa, direi che non ha senso prenderla di un numero più grande. Rimane molto fasciante sicuramente, ma è giusto prenderla dello stesso numero perché la caratteristica di questa scarpa è un po' che sia fasciante e filante, quindi è giusto tenerla così. E invece a livello di battistrada è cambiata rispetto, tra l'altro hai l'altra scarpa Sì, lì beh, vicino. farai te la foto. Ho già fatto il video, sì. Cosa ne pensi del confronto? È migliorata il grip? Come l'hai vista in pista? Ma infatti è una scarpa da pista e asfalto, pista asciutta, perché con pista bagnata sono praticamente inutilizzabili, e su asfalto, diciamo, anche lì sperare che non sia un asfalto sdrucciolevole, bagnato, per il resto queste scarpe piatte che sembra che non abbiano grip, invece sull'asfalto asciutto fa la loro ottima figura. Diciamo che non le userei a garbagnate a gennaio a 3:15 al chilometro perché lì è molto rischioso. Ma neanche a 4,30 e neanche a 5 forse, perché lì si scivola anche con i rampini, quindi no.
Ecco, quello lì è il problema delle piste, ma mi viene in mente quella che abbiamo qua vicino il 25 aprile con la pista bagnata un po' che diventa lucida, queste qua sono inutilizzabili. Avevamo fatto la recensione del modello precedente, le Carbon Rocket. Quali sono secondo te le principali differenze con queste Rocket X? Ma direi le uniche similitudini erano più o meno la calzata filante, poi per il resto questa è stata forse un prototipo di una delle scarpe col carbonio. Era una scarpa un po' strana perché non dava l'idea di avere il carbonio, era molto scomoda, sembrava di avere una scarpa a uno dei vecchi tempi con solamente più suola, ma alla fine risultava essere dura e non così tanto reattiva come dopo lo sono diventate le altre scarpe col carbonio. Questa qua invece alla fine ha mantenuto la stessa calzata, ma dicevo, è anche un pochino la durezza nell'intersuola, quindi non è una scarpa molto molle, molto ciccosa, però ha portato un sacco di migliorie, tra cui comunque la comodità, tra cui il piede che non si stanca quando la uso, quindi mi ricordo che con la prima Rocket dopo un po' ti si informicolava il piede, con questa non succede. E quindi diciamo che ha portato tutte le migliorie delle scarpe in carbonio con un'intersuola più dura rispetto alle altre, ma comunque morbida e comoda, hanno fatto un'ottima evoluzione, sono partiti da un'idea e l'hanno migliorata. Altra domanda che ti pongo è, scarpe simili rispetto a queste Rocket X, sono comunque le scarpe che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo, visto che costano solamente di listino 160 euro, cosa ne dici? Scarpe simili col carbonio che danno quest'idea. Non saprei dirti perché te l'ho detto, sono meno comode delle altre, sono comode nel senso che le altre davvero quando le metti su sembra di avere una scarpa da lento, invece questa già senti la scarpa da racing, ti direi quasi che mi ricorda le mie vecchie Adios, ma con un pochino più di gomma, un pochino più comode, un pochino più veloci, quindi diciamo una vecchia 1 con tante migliorie dentro. E invece andrei al confronto con le Carbon X2 e dici che saresti già pronto a farlo? Ma io credo praticamente di sì, alla fine le abbiamo provate, non le usiamo tanto perché costicchiano. Anzi, ricordatevi i caffè che qua stiamo andando in bancarotta e niente, quindi siamo già pronti per farlo, secondo me. E quali sono secondo te i pregi e i difetti di queste Rocket X? Guarda, i difetti faccio fatica a trovarne perché alla fine ti dico, io le preferisco, cioè preferisco, forse per una scarpa più per tutte le gare preferisco una Carbon X, però ti dico, questa scarpa qua è la scarpa per chi era in dubbio se usare le scarpe col carbonio, usare le scarpe alte perché erano abituati a scarpe basse, questa secondo me è un ottimo compromesso perché dà l'idea di correre, dà l'idea che devo spingere io la scarpa, ma comunque è morbida, è comoda, è alta, è col carbonio. Quindi ripeto tutti i pregi dell'altezza dell'intersuola, del carbonio, e in più per chi arriva dal vecchio stampo di scarpa secca per fare le gare, secondo me è super. Punti di debolezza, guarda, se proprio ne devo trovare, forse un pochino la tomaia che è rimasta un po' vecchiotta rispetto alle altre, ma mi accontento di poco, quindi è un finto problema, secondo Sicuramente è il design un po' diverso rispetto alle altre scarpe in carbonio, quindi qua a qualcuno potrebbe non piacere, però secondo me chi ama il vecchio stile, ma al tempo stesso vuole una spinta eccellente, questa scarpa è fantastica. Va Direi di sì. bene, grazie Andrea, ci spostiamo, il coniglio ha bisogno di mangiare qualcosa, è partito, non so dove sia andato. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima. L'ultimo appello, io farei tutte le scarpe Oca di questo colore. Tutte e basta. Va bene, grazie, ciao, alla prossima. Ciao.